quest'oggi. Tu, come appunto conduttore di un programma qui su Radio Luis, ne avrei fatti già tanti di scherzi. Già infatti, mi aspetto che vi ritorni tutto. Infatti, ho un ma po' paura. Ti dirò, sono stati anche abbastanza buoni quest'oggi. Quindi ti sei salvato. Volevo salvare anche Samantha alla fine, che fa un video. Esatto, questo andrà tutto su YouTube. Sarai perseguibile anche per legge. Perfetto. Ma del resto, tu mi sei difendo, anche mi difendo da solo, non c'è problema. Via con la sigla del Chart Manacco. Ed ora è il momento di Chart Manacco. Torniamo un po' a queste ambientazioni un po' old style, sai, al medioevo. Torniamo indietro, perché che cos'è il Chart Manacco? Allora, ti daremo delle definizioni in base al giorno di oggi, quindi il 9 novembre, mm-hmm. e tu dovrai cercare di indovinare e di sapere soprattutto cosa è successo in quella data. Nel 9 novembre. 9 novembre di diversi anni, ovviamente. Mannaggia, se lo sapevo mi preparavo. Vabbè, ma sono semplici, fidati. Okay. 9 novembre 2011, sì. È il 313esimo giorno dell'anno, oppure il 314esimo negli anni bisestili. Okay. E mancano, pensa, solo 52 giorni alla fine dell'anno. Ci prepariamo per un capodanno fantastico. E ti stai già preparando? Sì, assolutamente. Meno male, perché solo 52 giorni. Però non arrivare alla fine, che poi anche per i regali di Natale, per il Natale ne mancano anche di meno. Mi sembra giusto. Penso, più o meno 42, tipo, forse una cosa del genere. Comunque, non è questa domanda, questa è solo la prefazione. E passiamo al 9 novembre del 1989. Accadde un fatto epocale. Quale? Non ne ho idea. Dai. Basta l'anno. L'89. Il 9 novembre. Dai, l'89 cosa è successo? Dammi un aiutino, che ne so. Dai. Come muro? Ah, cade il muro di Berlino! Era semplicissimo. Ho sentito un muro suggerimento che difficilmente. Beh, no, perché se non arrivi nemmeno col muro. Pensavo, poi... ho appeso il mio primo quadro al muro. Poteva essere quello. Invece, passiamo al 9 novembre del 1974. Nasce a Conigliano un grande calciatore italiano. Chi? Conigliano. Sì. A Conigliano. Adesso ho capito, guarda come cacchio scrivo. È molto più chiaro adesso. Dimmi, è la squadra magari, non lo so. È la squadra, e guarda Samantha che esulta, quindi è del Veneto. Samantha sa che è il Veneto. Che tifa? Non ne ho una idea. Allora, ti dico io, cioè, questa squadra, diciamo, ha avuto un po' di problemi in passato, recente. Credo la Juve. Esatto, quindi non lo so, chi è? Del Piero, chi è nato? Del Piero, bravissimo, complimenti. Come hai fatto? No, non lo so, ma mi ricordavo un po' la città, un po' me la ricordavo. Allora, questo invece non c'entra. Saluto niente. Del Piero che mi ascolta. Assolutamente, ci ascolta sempre, ci manda anche tanti messaggi. Ciao Alex, e gli facciamo gli auguri, visto che oggi del resto è il compleanno. Anche alla caduta del muro di Berlino. Auguri al muro. E anche a Giacomo Citro. Avete qualcun altro a cui volete fare gli sì, auguri? Fabiana, che oggi compie gli anni e mi sta ascoltando. Auguri anche a Fabiana. Anche alla nonna di Daniele, che ha compiuto gli anni ieri, però lo dovevi dire io. Il 5 maggio compio gli anni, ok. Però auguri. Facciamo adesso perché porta male. Va bene. In anticipo. Okay. Questa invece non c'entra niente con la data, in realtà, questa domanda. Una cosa a caso. Perché sì. È una domanda matematica più che altro. Aspetta, ecco, cascate male, perché se ho fatto giurisprudenza ci sarà un motivo, no? 9 undicesimi. Ecco fatto. Le frazioni. A che numero corrisponde in versione decimale? Cioè, mi devi fare 9 diviso 11, in pratica. È troppo difficile, aspetta che prendo 3. Giustamente. Diciamo che l'ho fatto. Dai, 0, 0, virgola qualcosa, sì, virgola 3, che ne so. No, un po' no, di più. Un po' di 8, sicuramente 8. Bravo, 0,8181818181818. Eccetera, eccetera. Ok, insomma. Quindi tutto questo per quindi dire... niente, tutto questo era semplicemente così per divertirsi. Ah, sa caso, una cosa. Beh, devo dire che insomma non è cambiato. Anche di... non è cambiato molto il radio. Anche che ti urlavano nell'orecchio. Sì, sì, sì. E io devo dire che in modo fastidioso. Non ho risposto bene perché avevo, ecco, dei fastidio, lo sì, so. Sì, ma sa suonare e cantare altrettanto bene. Bisogna vederlo questo. Sì, dai, no, sicuramente sì. Aspetta che mi avvicino. Vai. Tanto tu prepara, no, tanto poi ti abbasso. Ah, ok. Facciamo sistemare il microfono, faccio anche da tecnico. Esatto. E Francesco Bolognesi con il meccanismo. Benissimo. Oh, magicamente il microfono si abbassa e questo è il meccanismo. Dimmi cosa pensi quando parlo di persone.
nascosto da chi non ti vuol capire. Dimmi cosa pensi quando parlo di soffrire. Dimmi quanto tempo è impiegato per sapere che non ce ne frega niente di trattarla bene. Questa terra che ci ha sempre dato da mangiare si è rotto. Meccanismo si è rotto. Meccanismo si è rotto. È arrivato il momento del secondo giochino di quest'oggi, quello che amano tutti i nostri insomma ospiti che vengono tranne me. Se andiamo ad ascoltare la sigla di Sara Louise. Sara Louise o non Sara Louise? Certo. Scusate. Sara Louise. Hai visto che anche le sigle come sono belle. Me l'hanno spiegato il gioco prima e sto temendo. Esatto, noi ti facciamo ascoltare delle canzoni e tu dovrai indovinare. Però guarda, siamo molto più buoni di Sarabanda, perché ti diamo anche una tipo una categoria, l'anno. Quindi iniziamo con la canzone del passato, 2004. Quindi nemmeno tanto passato. Visto che ce ne sono poche di canzoni in questi ultimi tempi. Vabbè, sì, ok. Questo è Daniele Silvestri. Canta Kunta Kinte Canto, una cosa del genere. Non mi ricordo bene il titolo. Kunta Kinte. Esatto, qualcosa del genere. Giustissimo. Vedi che sono semplici. No, infatti è un po' più semplice. Poi canzone invece di Sanremo del lontano 2000. Questa forse è un po' più difficile. No. Oddio. La melodia è quella. Sì, ho capito. Adesso ti inizierà anche a cantare. Sì, non mi ricordo. Piano arriva. Fa molto Disney. Non è già di tonno e... No, non è il 2000, quindi... Ah, è vero. Però ti ho detto Disney, quindi quest'artista, ti dico che è una donna. Sì, no... Ha partecipato anche a una cosa Disney. Oh. Oddio, non mi viene il nome. Aiuto! È una nazione anche. Spagna, sì. Spagna, arrivare a Spagna con... Capito? Non mi ricordo il titolo. Con il tuo amore. No, amore era, sarebbe stato banale. Con il tuo naso. No. Nome. Con il tuo nome, Ivana Spagna del 2000. Ragazzi. Non potrò mai partecipare a un gioco. E aspetta, perché non è finita ancora. Ecco. Questa è la canzone improbabile? Molto bene. Cioè, questa è improbabile. Sì, del 1950, quindi tanti anni fa. Se la riesci a indovinare, potrebbe essere qualsiasi cosa. Esatto. Mi sembra la musica che è negli ascensori degli hotel. Ho indovinato. O lo sai, anche quella che ti mettono in attesa mentre tu salti. Tiri. Mentre ti collegano con, non so, il capo superiore. Ma parla. Non lo sapete neanche voi che cos'è. Comunque. No, la sanno solo i nostri autori. È tutta colpa loro. Autori? Vabbè, ti lascio. Vabbè, bella l'intro. Chiudo questo strazio. Vabbè, questo è un intro comunque. Questo è un intro, probabilmente sarà solo così, non è parlare. Prova ad andare avanti. Proviamo ad andare avanti. Intanto io comunque te la dico, perché tanto non indovinerai mai. No. È Waldir Azuedo con Delicado. Ah, Delicado. Beh, Spagna. Fai vedere Delicado, scusa, il video, il contributo video, per favore. Che cosa. Perché esiste pure su YouTube. C'è un video?
ho capito, mamma mia, un quattro chitarre che fanno, ma come pensi che la indovino? Ma non lo so, non te, ti ripeto, non è colpa mia, io non c'entro niente, io sono semplicemente un burattino delle mani. Mi hai profondamente deluso, mi hai profondamente deluso. Di questi autori, comunque dai, gli altri due le indovinate. Sì, soprattutto la seconda con Spagna. Spagna. Quando ancora non era così. Quando ancora non era Spagna. Esatto. Era soltanto il Portogallo a quel tempo. Sì, sì. Comunque. Belli e brutti con Francesco Bolognesi. Io non lo so che cosa c'è, se la gente si lascia persuadere da piccolo. Mi dicevano guarda avanti, prendi meno che puoi. Credo che smetterò di fumare e di sperare in un mondo che non sia così. E allora buona fortuna a tutti, ai belli ma soprattutto ai brutti. E allora buona fortuna a tutti, ai brutti. Sì, almeno anche il saluto. Tu non hai capito, io riprendo tutto. La so. Che devo fare? Ciao, sono Francesco Bolognesi. Un saluto a tutti gli amici dell'iChart di Radio Luis. Dio, troppo lungo. Ciao, sono Francesco Bolognesi. Un saluto. Aspetta, il microfono. Ah, perché stavo io. Perdonami. No, pensavo fosse in video solamente. Allora, non mi ha spiegato Samantha che era. Samantha che mi hai rotto gli occhiali. Ma non è vero, vai. Sono ancora in tappa. Allora, non so se me lo ricordo, ma. Ciao, sono Francesco Bolognesi e un saluto a tutti gli ascoltatori, a tutti gli amici di iChart. Ciao Radio Luis. Yeah, e questo era uno. Poi. Ciao, sono Francesco Bolognesi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Luis in generale, se non li hai mai salutati. Ciao, sono Francesco Bolognesi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Luis. Perfetto. E poi la più difficile. Ecco. Ciao, sono Francesco Bolognesi, grazie per aver votato il mio brano all'iChart. Ciao, sono Francesco Bolognesi e grazie per aver votato il mio brano nella iChart. Bravissimo, basta. Ciao, sono Francesco Bolognesi, anch'io mi ascolto, perché è bene ricordarlo. Ciao.